Women are raped and murdered, and for this, we need to kill all men. 90 la paura! Ci stiamo caccando sotto! Cosa? Ciao a tutti e bentornati sul canale. Vi ricordate che nel video precedente dissi che sarebbe stato bello arrivare ai 100 iscritti? Ecco. Dopo appena 3 mesi che faccio video, l'algoritmo mi ha blessato. Ero in vacanza e totalmente a caso avete fatto esplodere la casella delle notifiche ed ho così iniziato a fare 150 iscritti al giorno e migliaia di visualizzazioni. Non so come ringraziare tutti di avermi iniziato a seguire, il canale continuerà ovviamente a gonfie vele, e da questo punto vi invito a non perdere l'andazzo e continuare a tempestare il tasto iscriviti. Vediamo in quanto tempo a questo ritmo riuscirete ad essere 1000. Io ringrazio tutti quelli che sono arrivati e quelli che arriveranno in futuro. Ma passiamo all'argomento di oggi. Non so se conoscete l'hashtag KillAllMen, abbreviato in CAM. Un hashtag ormai bannato dai social, diffuso da delle femministe che sostenevano che l'unico modo per liberarsi dal sessismo fosse uccidere ogni uomo esistente, bambini inclusi, perché un domani sarebbero diventati sicuramente assassini o molestatori solo perché maschi. Un giorno, vi prometto che ne parleremo per bene in un video apposito se questo qui avrà un buon responso, perché è veramente uno dei trend più estremisti che io abbia mai visto. Il suo video è stato bannato, guardate un po', per istigazione all'odio, ed è mesi che lo cercavo per poterlo analizzare, e finalmente sono riuscito a recuperarlo tramite Reddit e posso smontarlo pezzo per pezzo insieme a voi. Siete pronti? Io ho paura di quel che la sua mente sarà in grado di formulare, ma direi di iniziare. Talk to you all about a serious injustice in this world, and that is the sexism that comes from men and is forced onto women. Senza dubbio gli abusi di uomini verso le donne sono una problematica molto grave di cui bisogna discutere, e se ne discute fortunatamente, a differenza spesso e volentieri del caso opposto. Se il caso di Johnny Depp e Amber Heard ha fatto così scalpore, oltre ovviamente a loro essere VIP, è perché la problematica degli abusi da parte della donna nella coppia è spesso sottovalutata. Infatti, uno studio del 2011 riporta che, sebbene il 43,7% delle vittime maschili chiese aiuto nei centri appositi e il 23,4% a linee telefoniche preposte, il 63,9% delle linee antiviolenza e il 42,9% delle risorse online rispondevano loro di poter aiutare solo donne. Ma questa è una piccola parentesi che però tenevo a portare alla luce, ci servirà più tardi, ma ora vorrei più che altro concentrarmi su quello che ha da dire questa donna con uno sguardo molto minaccioso. Women are raped and murdered, and for this we need l'educazione, la sensibilizzazione, la responsabilizzazione. To kill all men. Ah, come non detto, beh, mi sembra una delle soluzioni più estreme mai concepite per risolvere il problema. Non capisco poi il nesso logico, cioè lo capisco, ma ci sono migliaia di modi meno. I am sick of being a baby factory that produces more men that will just in the future subjugate me. Ok, in primo luogo, nessuno le impone di essere una fabbrica di bambini, esistono tantissimi uomini che non vogliono bambini in mezzo ai piedi. Secondariamente, ho la netta sensazione che le sfugga il fatto che il suo odio per gli uomini esasperato le impedisca a prescindere di trovare un partner per dare alla luce qualunque forma di vita, quindi non c'è pericolo. Ma oltretutto, spiegatemi come fa a generalizzare così tanto, voglio dire, sta parlando di uccidere tutti gli esseri di sesso maschile perché l'uomo è più prestante fisicamente e quindi automaticamente abusa, non sta minimamente considerando il fattore educativo che c'è in mezzo, anche ammettendo che opprimere il partner sia nel corredo genetico maschile, e non lo è, servirebbe educare più che terminare quell'individuo. Sappiate ad esempio che la xenofobia, la paura del diverso, è qualcosa di innato e istintivo, perché diffidare del diverso serve in natura per sopravvivere. Solo quando entra in gioco l'ideologia, la xenofobia diventa razzismo, eppure esiste gente che pensa ad esempio che l'uomo bianco discrimini solo perché è bianco, quando in realtà basterebbe non rendere la xenofobia razzismo e combatterla con la cultura. Per questa donna, se hai qualcosa tra le gambe sei un oppressore, e pensare questa cosa di un tuo ipotetico bambino è abbastanza agghiacciante. Ammettiamo ipoteticamente che questa persona abbia un figlio, lo crescerebbe al 100% sessualmente represso, senza alcuna forma di affetto, solo perché ha un cromosoma Y nel corredo. È così che fai crescere un serial killer. Praticamente quasi tutti i killer della storia hanno avuto una madre fredda, abusiva, e che li reprimeva sessualmente. È la cosa ironica che lei crescerebbe quindi a conti fatti il mostro che vuole combattere.
So the only answer to that is to kill male babies and just kill any man that you see, like in the streets. Non so cosa ne pensate, ma mi sa che abbiamo trovato la protagonista del nuovo GTA. Ringrazio che anche la gente con due neuroni contati l'avrà snobbata e si sarà dissociata, perché io ho la certezza che metterebbe in pratica tutto ciò, anche la parte sui bambini, se solo avesse più appoggio. Ovviamente molte femministe si sono distaccate dal suo pensiero, ma la parte più estremista le ha dato appoggio. Mi vorrei infatti soffermare sulla leggerezza con cui ha detto «Boh, vabbè, uccideteli così per strada se vi capita». L'ha detto con la calma con cui io direi «Butta la cartaccia nel cestino appena ne trovi uno in mezzo alla strada». Because we want the species to go on, but we want it only to go on with women in it, so... That's what we have to do. That's the only way to keep the human race going is with just women. Allora, innanzitutto allontanati. Poi, io non so cosa sto facendo nella mia vita se a metà settembre, anziché andare a cena fuori o in palestra o a mare, sono qui davanti al PC ad ascoltare una donna dire che per il proseguimento della specie bisognerebbe uccidere ogni uomo. Non so se abbia vissuto sotto un sasso fino ad ora, ma qualcuno le dovrebbe spiegare che purtroppo la specie non può proseguire senza entrambi i sessi, al che abbiamo un problema, come fai a far proseguire la specie uccidendone una parte fondamentale? L'inseminazione artificiale ha bisogno di donatori, dove li prendiamo alla lunga se muoiono tutti? E soprattutto, dato che il seme è maschile, non è che nel momento in cui te lo inoculi, allora chi ha donato ti sta sottomettendo in qualche modo, sta percorrendo dopo tutto il tuo utero, è palesemente un abuso nei tuoi confronti. No, ok dai, il problema qui è solo uno, com'è possibile che una persona del genere possa avere accesso a una telecamera ed una rete wifi funzionante per caricare un video in cui espone questo ragionamento? Chi glielo dice che non solo questo è uno dei video più estremisti e sessisti che siano mai stati prodotti, ma che fa anche acqua da tutte le parti? Mi raccomando, glielo deve dire una donna, perché se avete qualcosa attaccato alle gambe, automaticamente le state facendo mansplaining e vi state palesemente imponendo. Il problema di internet, secondo me, è che questi video possono fare il giro dei social. Se qualcuno avesse espresso un'opinione del genere prima dell'avvento di internet, essa sarebbe rimasta nel proprio paesino ed isolata come idea pericolosa e stupida. Con i social, invece, questo video è stato buttato in un mare, riuscendo così a raggiungere ai poli opposti del globo quella manciata di persone talmente indottrinata da credere che fosse un'idea geniale, e quindi, riunendosi, hanno iniziato a fare rumore e l'hashtag Kill All Men ha così preso piede fino al ban per incitamento all'odio. E voglio ricordarvi che questo video è stato dichiarato incitamento all'odio, ma tante altre realtà sessiste più subdole sono ancora diffuse, però non gli viene dato il giusto peso, perché gli artefici non sono maschi bianchi etero cis. Ricordate le percentuali di inizio video, no? È giusto che atti razzisti e sessisti vengano attenzionati, ma non solo da un lato, ed è anche per questo che esistono canali come il mio. Questa è la mia analisi del video, ed in generale della mentalità che c'è online in questi ultimi tempi. Se il video vi è piaciuto, continuate a far esplodere il canale come state facendo in questi ultimi giorni, iscrivendovi e lasciando like, ed ovviamente commentate con le vostre opinioni in merito. Ci vediamo alla prossima.